Per questo nostro ultimo appuntamento con Liberi con i Libri parleremo di due autori molto diversi, vale a dire uno scrittore italiano del passato, grande amante delle montagne, e una ironica ed eccentrica scrittrice inglese contemporanea. Il tempo è fuggito tanto velocemente che l'animo non è riuscito a invecchiare. Questa frase è tratta dal Deserto di Tartari di Dino Buzzati, uno scrittore che è nato per puro caso in montagna, a Belluno, da una famiglia milanese che possedeva una villa in quelle zone. E non a caso l'amore per la scrittura, il disegno, la musica e la montagna ha sempre segnato l'attività di questo importante scrittore milanese. Purtroppo la sua vita è stata segnata in un periodo estremamente prematuro, cioè all'età di 14 anni dalla perdita del padre, morto a causa di un tumore al pancreas, che poi è anche il motivo che ha determinato la morte di Buzzati. E questo ha fatto sì che appunto la morte sia diventata uno dei temi centrali della sua produzione letteraria. Buzzati è stato per tutta la vita un giornalista. Ha lavorato per il Corriere della Sera fin da dopo la laurea, fino agli ultimi anni della sua vita, in pratica, per tutta la vita. Ma in parallelo con l'attività di giornalista si è svolta la sua attività di scrittore. Il primo romanzo riguarda appunto l'ambito della montagna, Barnabo delle Montagne del 1933, così come il secondo, di 2 anni successivo, Il segreto del Bosco Vecchio. E nel 1939, prima di partire per Addis Abeba, con il compito di raccontare cosa succede nella nuova colonia italiana, lascia a Leo Longanesi una prima versione del Deserto dei Tartari, che poi è diventato il suo romanzo più famoso. Oltre che ai romanzi, lui si è dedicato anche a racconti. Tra le raccolte di racconti più famose, Sette Messaggeri, i 60 racconti con cui ha vinto il premio Strega nel 1958. È stato autore anche di una favola illustrata per bambini, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, da cui è stato tratto poi un film, un cartone animato, recentemente. E nel 1953, presso il piccolo teatro di Milano, Giorgio Strehler mette in scena un caso clinico che è ispirato al racconto buzzatiano Sette Piani. Questo fa sì che l'opera sia presentata con la traduzione, con il titolo Un cas intéressant. 2 anni dopo a Parigi, la traduzione fu scritta da Albert Camus e questo fece sì che appunto Buzzati avesse avuto la possibilità di conoscerlo e di stringere con lui un rapporto di amicizia. Un altro romanzo famoso, uno degli ultimi, da alcuni anche criticato per il realismo a volte crudo della storia trattata, è Un amore. E negli ultimi anni della sua vita, Buzzati si dedicò moltissimo ai viaggi tra Giappone, Gerusalemme e New York, dove entrò in contatto con i rappresentanti della pop art che hanno molto caratterizzato la produzione artistica di Buzzati, che è stato anche critico d'arte per il Corriere della Sera. Per quanto riguarda il Deserto dei Tartari, si tratta delle vicende di Giovanni Drogo, un sottotenente che, diventato ufficiale, viene trasferito in una fortezza molto lontana dalla propria abitazione, dalla propria città, la fortezza Bastiani, che dà su una landa deserta, il deserto dei Tartari, in precedenza teatro di sanguinari scontri bellici. All'inizio lui non ama questo luogo, decide di andarsene, però, come molti altri soldati, c'è una sorta di malia che li attrae, che li fa rimanere lì, nell'attesa che questi Tartari si presentino, nell'attesa di combattere, di diventare eroi, di dare un senso agli anni buttati via in quel luogo di confine. Molto diversa la citazione che vi faccio ora. È esattamente perché Eva non sapeva che razza di uomo fosse Adamo che andarono tanto d'accordo. Zadie Smith, Denti Bianchi. Zadie Smith è una scrittrice nata da madre giamaicana e padre inglese, una scrittrice britannica, londinese, che ha una giovinezza piuttosto eccentrica, decide di cambiare il suo nome, Sadie, da Zebi per dargli un tono più esotico, studia tip tap per diventare una ballerina professionista. Poi, a un certo punto, essendo un amante della scrittura e della lettura, decide di studiare letteratura inglese a Cambridge per diventare giornalista e insegnante, e in quegli anni studia molto autori come Kafka, Eliot, Nabokov, Morgan Foster. Alla fine un editore nota uno dei suoi racconti e le propone di trasformarlo in un romanzo. E a Zadie succede una cosa che tutti gli scrittori sognerebbero, potesse succedere anche a loro, vale a dire viene fatta un'asta fra diversi importanti editori
che cercano di ottenere diritti su questo romanzo che ancora è tutto da scrivere, di cui lei aveva scritto solamente un'ottantina di pagine. In Denti Bianchi si parla dell'amicizia fra due personaggi molto diversi, Archie, che è inglese, e Samad, bengalese musulmano, osservante, molto tradizionalista, e le loro strampalate famiglie, sullo sfondo chiaramente della città di Londra. Si tratta di un romanzo basato essenzialmente sulla ricerca della propria identità, quindi la lotta continua fra o tradizionale, fra culture, generazioni, fra il desiderio di libertà, il bisogno di appartenenza e la ricerca di se stessi. Ed è una vicenda ricca di dettagli. Su ogni personaggio viene fatto una sorta di micro romanzo, il contrario del minimalismo. Infatti si è parlato di massimalismo stilistico, il realismo isterico addirittura, ma un elemento che fa da collante a questa storia è la grande ironia, l'ironia britannica di Zadie Smith, che fa sì che situazioni spaventose o drammatiche si trasformino in situazioni quasi divertenti e che permette di far amare dei personaggi che in realtà sarebbero antipatici, meschini, di scarso interesse. Zadie Smith è insegnante e oltre a Denti Bianchi, che è il suo romanzo appunto di esordio, ne ha scritti altri, ha scritto recensioni cinematografiche, racconti di viaggio, saggi sulla letteratura, ed è appunto una delle scrittrici contemporanee più dotate a livello internazionale. Ciao a tutti!